Buonasera, ben ritrovati in questo spazio Palazzo San Giacomo che torna puntuale ogni mercoledì sera. Ospite di questa puntata Angelo Pisani, presidente dell'ottava municipalità che copre, presidente, buonasera, buonasera, un territorio vastissimo, un'area di Napoli particolare, si parla tanto dell'area nord, un'area tutta da riqualificare per quanto vasta sia. Prima domanda, entriamo subito nel vivo. La polemica che da pochi giorni è scoppiata riguardo alla tassa che i cittadini devono pagare in più sull'immondizia in merito alla zona di Chiaiano. Chiaiano che ha sopportato e supportato una discarica per alleggerire appunto i fabbisogni di Napoli, alla fine si è ritrovata, i cittadini si sono ritrovati a pagare una tassa sui rifiuti uguale. Insomma, il danno anche la beffa. Sì, una battaglia persa, avvocato, oppure... Una battaglia ancora in corso, ancora non è persa, purtroppo è persa la faccia da parte degli amministratori del Comune di Napoli, perché una legge prevedeva appunto una sorta di compensazione, se così si può dire, rispetto ai gravi danni provocati al territorio e alle famiglie degli abitanti di Chiaiano che hanno subito per anni la puzza dei rifiuti, i disagi della cava dei rifiuti e i danni di questo complesso sistema dell'emergenza rifiuti. Avevano questo piccolo sconto sulla bolletta appunto della Tarsu, che era quasi il 50%, e oggi improvvisamente lo si vuole eliminare dal bilancio del Comune di Napoli con la scusa che non ci sono fondi, quando invece i fondi ci sono, ma qualcuno vorrebbe destinarli a un'altra voce. Come municipalità non lo permetteremo, insieme alla gente di Chiaiano andremo a protestare, se è il caso occuperemo anche la stanza dell'assessore Re Alfonso e del suo compagno di corsa Sodano, anche se a dire la verità l'assessore Re Alfonso ci ha promesso che lui ha indicato quei fondi nel bilancio, quindi era ben conscio di quella della situazione. Tra l'altro questi fondi sono previsti per legge, è una legge nazionale sull'emergenza rifiuti che prevedeva che gli abitanti di Chiaiano, proprio per avere uno sconto, un bonus rispetto ai disagi che vivevano, avrebbero pagato di meno la Tarsu ospitando i rifiuti del resto della città e forse anche della regione Campania. Quindi questi assessori del Comune di Napoli che pensano di fare un blitz alle spalle degli abitanti di Chiaiano hanno fatto i conti senza l'oste e sicuramente non lo lasceremo passare. Siamo anche disposti e pronti ad impugnare il bilancio che ancora non è stato approvato in Consiglio Comunale se ci dovesse essere uno scandalo del genere. Quindi un'attenzione particolare per i cittadini. Ecco, Presidente, c'è spesso chi dimentica anche i bisogni dei cittadini, anche quelle che sono le vocazioni dei territori. Rimanendo nell'ambito dei rifiuti, è vero che si vocifera che anche Scampia dovrà sopportare un impianto per l'umido? Ancora una... Sì, sempre un'idea del solito Sodano che... Un'idea per al momento, mi pare. Un'idea, e forse ecco, lui ha preparato anche qualche documento che si è ben... preoccupato di non far vedere alla municipalità, ci ha convocato per dirci appunto qual era la sua idea, quella del sito di compostaggio a Scampia, vendendolo come un momento di sviluppo dell'area, anche economico e per qualche posto di lavoro per la gente del territorio, ma non siamo disposti, e io in prima persona non permetterò, di barattare per qualcosa di economico la morte di un altro territorio dell'ottava municipalità, perché portare l'umido a Scampia vorrebbe dire impuzzolentire un'altra area vastissima della città. Tra l'altro Scampia, se l'assessore Sodano non lo sa, è una zona di venti, quindi fare un sito di compostaggio con l'umido in quel territorio vorrebbe dire trasportare questi veleni, questi venti, questa puzza in tutte le case del circondario e quindi creare una seconda discarica dopo quella di Chiaiano, la municipalità. La gente non lo merita. Ammorbare l'aria nel vero senso della parola. La gente non lo merita, la legge non lo prevede e quindi si devono fare dei siti di compostaggio, si facciano in tutte le municipalità, ma non siamo la pattumiera di nessuno. È vero che c'è la festa delle ciliegie a Chiaiano, è un evento molto importante per quella zona. Ecco, voi in quanto municipalità siete estremamente sensibili anche a essere solidali con le popolazioni colpite dal terremoto, mi riferisco all'Emilia Romagna, quindi c'è un binomio quest'anno particolare. Sì, diciamo che a dispetto dell'incapacità e anche della indifferenza, o meglio dello sfruttamento da parte dei soliti politici per le aree che loro ritengono periferiche e che invece Scampia e Chiaiano saranno l'epicentro della nuova città metropolitana, a dispetto di questi signori che fanno finta di niente e di non conoscere le potenzialità del territorio, e mi riferisco per esempio alla Casa Natia di Sant'Alfonso che si trova a Marianella, che potrebbe diventare un momento di sviluppo dell'ottava municipalità con un itinerario culturale e religioso,
mi riferisco a quella che è la tradizione della produzione della ciliegia. A Chiaiano si produce la ciliegia della Recca, che è una delle ciliegie più buone in commercio, che viene esportata in tutto il mondo, e noi ogni anno ripetiamo la festa della ciliegia, la sagra appunto delle ciliegie di Chiaiano, quest'anno con un gemellaggio con tutti i comuni italiani che producono ciliegie, che esporranno il loro confalone e i loro prodotti, e questa festa sarà dedicata proprio agli abitanti delle zone colpite dal territorio del terremoto in Emilia Romagna, con una gara di solidarietà per donare alle vittime e a tanti abitanti che oggi vivono gravi disagi un contributo e la nostra solidarietà, anche perché in Emilia Romagna ci sono diversi comuni dove ci sono grandi produttori di ciliegie, e quindi ci unirà questa tradizione della ciliegia tra Chiaiano e gli altri comuni d'Italia. È veramente un'esperienza che sarà bellissima, che ripeteremo ogni anno per la festa nazionale della ciliegia, e che ovviamente dimostra che l'animo dei napoletani, dei cittadini di Scampia e Chiaiano, è sempre un animo aperto, un grande cuore rispetto ai bisogni e alle necessità di tutti. Quindi diamo anche un esempio di civiltà qualora ce ne fosse bisogno. Torniamo appunto a parlare del popolo, della popolazione dell'ottava municipalità. Ecco, si parla tanto di manifestazioni, di solidarietà, di tante iniziative per costruire, in particolare per far uscire dal degrado quella che è l'area nord di Napoli. Però lei è stato abbastanza presente e mi pare di aver capito un suo tono molto piccato per quanto riguarda alcune iniziative che si sono tenute anche nei mesi scorsi. Penso ad esempio ad Occupy Scampia, quella promossa dall'onorevole Picerno a proposito insomma della legalità. Ecco, un pugno nello stomaco vedere quella manifestazione a cui furono presenti insomma in effetti quattro gatti, e poco distante le piazze di spaccio dove si continuava a spacciare tranquillamente. Ecco, lei aveva in qualche modo polemizzato con questa iniziativa dicendo che non è così che si afferma la legalità a Scampia, non è così che lo Stato dimostra di esistere. Perché, Presidente? Ma questo l'ho fatto io in quanto rappresentante degli abitanti di Scampia. Cioè, ma lei alla fine ha dimostrato che aveva ragione. Lo pensano perfino i bambini, sì, purtroppo Scampia e l'intera area di Napoli Nord ha vissuto la strumentalizzazione, la speculazione politica e anche giornalistica di personaggi che non hanno alcuna percezione del territorio e delle esigenze dei cittadini. Questo anche grazie a un giornalismo malato, che purtroppo fa business sulle notizie, fazioso, e che è fazioso, oppure e che proprio tra l'altro da sponda al politico di turno, che ricordiamo ai telespettatori non è neanche un politico eletto dai cittadini. In che senso? Che si tratta ormai oggi solo di politici, di rappresentanti dello Stato che vanno a sedersi sulle poltrone senza essere votati. Presidente, ma è proprio deficitario spesso il giornalismo, la stampa di oggi. Cioè, ricordo ad esempio anticamente che il cronista, cioè fino a meno qualche anno fa, c'era il cronista che comunque viveva i territori, in qualche modo per attingere a notizie si documentava, intervistava, verificava, andava sul posto. Oggi sembra quasi il sentito dire, o comunque sulla scia di una letteratura che ricama Gomorra in qualche modo, sembra che si scrive quasi per sentito dire piuttosto che sulla verifica dei fatti. Purtroppo è così, non esiste più il giornalismo di strada, che era anche poi la culla del giornalismo, della notizia e lo sviluppo anche dell'informazione, perché fare informazione vuol dire fare cultura, vuol dire fare sociale, vuol dire integrare anche dei territori e degli ambienti. Oggi i giornalisti un po' copiano e scopiazzano le agenzie, un po' guardano in internet quello che devono scrivere, difficilmente vanno sui territori. Nel caso della Picerno ovviamente vanno appresso al politico di turno, che col suo ufficio stampa lancia una idea che può essere anche infondata, ma viene ripresa e ampliata dalle televisioni e dai giornali, e solo chi vive il territorio sa essere ovviamente un bluff, così come abbiamo scoperto che era un bluff quello della Picerno. A dispetto di queste iniziative inutili e strumentali, noi invece abbiamo dato voce ai bambini del territorio, che tutti quanti dovrebbero capire che sono la vera potenzialità per lo sviluppo e la riqualificazione dell'area, tant'è vero che contemporaneamente a questo bluff politico su Scampia, abbiamo lanciato il concorso dei sogni dei bambini, e quindi ogni bambino delle scuole di Scampia, Chiaiano, Piscina Manella, ne parleremo nella seconda parte delle scuole di Scampia. Abbiamo fatto scrivere questi sogni che dicono l'inverso di quello che dice la politica della Picerno.
Presidente, una delle sue battaglie che riguarda anche le vele, no? Dal 97 al 2003 sono state abbattute 3 vele, ne rimangono in piedi ancora 4. Sì, C'è un problema urbanistico di grande impatto che va risolto in c'è uno qualche scandalo modo. urbanistico che purtroppo risale a tanti anni fa, all'incuria e alla negligenza della pubblica amministrazione. Cioè, teniamo presente che che là ci voleva sono fare due un piazze di quartiere, spaccio. ci saranno forse anche più piazze di spaccio, ma non è soltanto la piazza di spaccio quello che è pericoloso, è proprio la qualità della vita di gente che purtroppo vive senza energia elettrica, senza ma mi pare acqua, di capire senza che gas, l'amministrazione in del maniera passato abusiva. aveva detto che in qualche modo ci sarebbe stato, a ogni distruzione poi sarebbero state anche quelle abbandonate, chiuse, sì, tra il dire e il fare, rese off limits per evitare appunto che ci siano occupazioni abusive e via dicendo. Invece tra il non dire è e il fare successo. C'è di mezzo il mare, perché c'è un completo disinteresse delle varie amministrazioni perché? Per quel territorio, perché non si ha la capacità e il coraggio di affrontare una sfida che tra l'altro sarebbe anche una sfida che fa passare alla storia. Chi butta a terra le vele passerà alla storia. Nel libro dei sogni dei bambini c'è anche il mio sogno, quello di presidente della municipalità, che è proprio quello di abbattere le vele. Quanto costa, presidente, abbattere una vela? Ma i costi dell'abbattimento della vela saranno anche forse notevoli, ma superiori sicuramente a quelli che sono i costi che ogni giorno paghiamo per le vittime della droga, per il disagio sociale, per il degrado e per i danni all'immagine di Napoli. Quindi se vogliamo fare anche una questione di convenienza, costi-benefici, conviene molto di più intervenire ed eliminare quel simbolo di criminalità, di illegalità, di abbandono del territorio, anziché lasciare le cose così e far crescere quella idea di legittimità e di discriminazione nei confronti di una popolazione e di giovani che invece hanno un grande DNA e hanno grandi potenzialità, ma avrebbero bisogno di riferimenti e di esempi positivi. Se si svegliano e guardano quelle vele in quelle condizioni, ovviamente non possono sperare purtroppo che cose brutte. Se invece si svegliassero e avessero di fronte gli esempi di evoluzione, sviluppo, urbanistica, integrazione con gli altri luoghi della città, sicuramente anche un bambino, il più semplice, avrebbe un binario diverso da quello che ha oggi. Un aspetto anche importante in questa crisi economica, se ne parla tanto, ci sono stati tanti casi di suicidio, un dipendente dell'ASL proprio a Scampia si è anche lui suicidato. Ecco, quanto è importante la crisi economica in un quartiere che lamenta anche una crisi occupazionale? Ma è purtroppo uno dei punti fondamentali. La crisi economica vuol dire anche crisi del lavoro, perché in questo quartiere non vengono offerte occasioni di lavoro anche ai giovani, oltre che agli adulti, e quindi non c'è la possibilità di sviluppare un'economia locale quantunque ce ne fossero le possibilità, perché se noi pensiamo solo alla casa natia di Sant'Alfonso Maria di Liguori, che si trova a Marianella e che, se sviluppata e organizzata, potrebbe offrire non solo tanti posti di lavoro, ma anche un itinerario turistico religioso che per esempio a Pagani, a Santa Cata dei Goti, fattura quasi 90 milioni di euro all'anno, e noi invece abbiamo delle strutture, degli impianti abbandonati a se stessi, dove il comune non è capace di investire o di segnare un futuro sia sociale che economico. Quindi purtroppo la crisi è gravissima, ma la vera crisi è quella delle istituzioni, quella dei politici, dei partiti, che non hanno la capacità di invertire la marcia e di seminare per lo sviluppo e per il futuro. Quella è la grande crisi. Questa municipalità è anche particolare perché ha dato i natali ad alcuni santi, no? L'ex Beato Enrico oggi è santo. Come, certo. Oggi è santo, poi c'è l'opera di Don Guanella che è stata sì, infatti io dico che sempre è un territorio benedetto, perché nonostante con l'incuria e il male fatto dagli uomini, quindi della mala politica al territorio, quello è un territorio invece dove ci sono questi santi, Sant'Alfonso Maria di Liguori, Don Guanella e quant'altri, che comunque si interessano con amore a quel territorio e che guidano in un certo senso in maniera spirituale i giovani, perché poi su 110.000 abitanti abbiamo la maggior parte degli abitanti che sono persone per bene, che hanno veramente un futuro glorioso, tra l'altro associazioni che hanno una vitalità incredibile e che sono l'orgoglio di questo territorio. Anche nello sport i ragazzi di Scampia sono forse i migliori della città di Napoli, così come nella cultura, nel commercio e in tante attività che fanno, dove non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. Sicuramente siamo anche guidati dall'alto rispetto al male che ci fa la politica. Secondo lei è condiviso lì la scelta dall'alto di rimuovere Don Antonio Manganiello, che è andato a Roma?
Assolutamente no, assolutamente no. Penso che lo vediamo in questi giorni anche Cioè, nella diciamo chiesa, che purtroppo. lui operava in un territorio quale quello del Ma rione oltre al Don fatto che operava, Guanella. lui amava quel territorio, era amato dalla gente. Io l'ho visto camminare per strada, ho visto la gente che lo abbracciava, che lo sannava, che gli correva dietro, i capanelli di persona per un uomo che non dava posti di lavoro, non prometteva nulla. Quindi non era gente che andava Lontano da vicino a tradire. logiche Logico che, clientelari però poi vedendo politiche. quello che accade anche nel mondo della Chiesa, non c'era bisogno di vedere oggi i telegiornali perché basta leggere un po' i libri di storia, ma anche la Chiesa purtroppo ha il suo centro di potere e forse Don Manganello dava fastidio a qualcuno. In un quartiere come Scampia, come anche in generale Secondigliano, tutta l'ottava municipalità, la scuola, così come la chiesa, rappresentano dei baluardi della legalità. Forse in alcune situazioni ci sono proprio veri e propri presidi, ci si sostituisce addirittura alla famiglia, no? Laddove è carente. Il ruolo politico delle istituzioni, come ottava municipalità, in qualche modo voi siete il piccolo Stato presente sul territorio. Che significa rispetto ad esempio alle altre circoscrizioni, alle altre realtà di Napoli? Sì, la scuola in questi territori è veramente la palestra di vita. Come lei ha detto, realmente spesso si sostituisce alle famiglie perché molti ragazzi non hanno una famiglia normale alle spalle, hanno il padre in galera, genitori spesso e volentieri separati, figli di madre di cui il padre non si sa neanche chi sia, quindi delle realtà molto particolari, quindi bambini che crescono tra mille difficoltà e ostacoli, che forse proprio per questi diventano ancora più forti, e le istituzioni hanno un compito importantissimo, però purtroppo anche in questo la municipalità viene lasciata a se stessa perché non vengono trasferiti i fondi adeguati per sostenere tutte le iniziative necessarie per far funzionare le scuole e farle essere all'avanguardia. Nonostante ciò, devo dire che le scuole del territorio che amministro sono sicuramente le più Come la belle. Ferraris, Oggi le più belle, le più la efficaci della Levi. città di Napoli, non hanno nulla da invidiare alle altre scuole del Vomero di Posillipo, anche come impianti sportivi e scolastici. Di recente sono venuti Siamo, anche dei ministri, sì, vero? Il ministro abbiamo avuto Agnudi, anche la visita dei Profumo. ministri a Scampia, quindi abbiamo delle Qual è stato strutture. l'impatto del ministro, dei ministri a Scampia? Ma guardi, secondo me purtroppo i ministri, se vogliono venire a Scampia, devono venire tutti i giorni. È inutile fare una passerella politica Però con la l'impressione qual è telecamera. stata? Di Però ragazzi anche molto loro si sono resi preparati? conto che quando sono venuti hanno trovato una realtà diversa da quella che Da quello immaginavano e da quella che che appare. fa credere appunto la stampa o i giornali. Quindi si sono resi conto che è il contrario di quello che c'è nella strumentalizzazione collettiva. E quindi penso che torneranno, ma se vogliono fare bella figura dovrebbero venire costantemente e investire sul territorio. La cosa importante è che la camorra, la criminalità, ha molta più paura della scuola, della cultura, anziché dei processi e delle sentenze che spesso arrivano in ritardo e sono, diciamo, dei meccanismi difficili da concepire. Quindi se noi investiamo nella scuola, investiamo nella cultura, liberiamo la mente di questi ragazzi, li rendiamo delle persone libere, capaci di pensare, di crescere, di sviluppare e facciamo un grande danno alla camorra togliendogli proprio l'infa. Cosa manca, ecco, per fare in modo che questo territorio possa crescere? Cioè, le priorità, ecco, se lei a livello di dialogo con l'amministrazione comunale, esiste, è concreto, è possibile ottenere, qualcosa, qualche strumento per poter dare, via a questo processo di rinnovamento, di riscatto del territorio? È triste dirlo, dispiace a me dirlo, ma purtroppo manca tutto. Manca un'integrazione con le altre amministrazioni, quindi con l'amministrazione centrale del comune, della provincia, della regione. Sono tanti enti che ognuno va per sé, non capiscono che devono mettersi d'accordo e sedere a un tavolo, concretamente, non solo per fare il comunicato stampa e uscire sul giornale e dire di voler fare, ma le azioni devono essere quotidiane, costanti e bisogna intervenire prima di tutto a risolvere le emergenze che ci sono. Quindi risolte le emergenze si può poi investire sulla normalità e sulla quotidianità, ma bisogna completamente cambiare marcia perché così come vanno le cose, diciamo, non vanno bene. Prima di chiudere questa prima parte, quanti abitanti conta l'ottava municipalità? Ma ufficialmente conta 110.000 abitanti tutta la municipalità, ma poi abbiamo il problema È dei una Rom. città. Sì, No, il è una problema città, dei è una Rom città. Poi lo affrontiamo nella seconda parte abbiamo gli perché abusivi è delle vele, quindi importante. abbiamo Parliamo di tanta abusivi, gente. parliamo di Roma, parliamo anche di l'integrazione sociale. Quindi 110.000 abitanti mi sembra di capire è una vera e propria città da Nella città. amministrare, una città nella città. Bene, si chiude questa prima parte, abbiamo affrontato, abbiamo a volo d'aquila quelli che sono gli aspetti più importanti dell'ottava municipalità, in particolare ci siamo concentrati su Scampia. Mi pare di capire che il Presidente in maniera critica
ha sottolineato che più che passerelle, più che iniziative di facciata, è importante invece incidere in maniera sostanziale con maggiori fondi, maggiori risorse e soprattutto non penalizzare il territorio, magari facendoci una discarica. Alla seconda parte, tra pochi minuti, restate con noi. Eccoci tornati alla seconda parte di Palazzo San Giacomo, ospite questa sera Angelo Pisani, presidente dell'ottava municipalità che copre gran parte dell'area nord. Abbiamo chiuso la prima parte dicendo che tutto il territorio comprende circa 110.000 abitanti, perché poi c'è una buona fetta di abusivi, non soltanto gli abitanti delle Vele ma anche tanti Rom. C'è una vera e propria comunità Rom che occupa l'area nord, vicino anche alla scuola Il Ferraris, Galileo Ferraris anche, vero? Sì, presidente. Addirittura ci sono dei campi Rom, uno diciamo tra virgolette regolare, che poi è completamente fuori norma e contro ogni legge igienico-sanitaria di questo Stato, però viene tollerato indiscriminatamente dalla pubblica amministrazione, anche dalla prefettura e dalla polizia. E poi ci sono tanti campi Rom abusivi dove tra l'altro la criminalità approfitta di questa gente per i traffici più diciamo negativi che possono esistere, sempre sotto gli occhi ciechi e sordi, le orecchie sorde delle istituzioni, che con zone dove appunto non si sa chi abita e quanti ne abitano, e questo ovviamente non è un momento di tranquillità per il territorio e neanche per la popolazione, che spesso deve convivere con queste realtà. E lì dove ci fossero delle realtà regolari, perché nessuno di noi vuole discriminare i Rom, ma anche i Rom devono vivere in maniera civile, educata, e devono sapersi rapportare a quelle che sono le tradizioni e la qualità della vita normale dei cittadini. C'è anche un problema di dispersione scolastica, mi pare di capire, e comunque voi avete chiesto un censimento che non è mai stato fatto dal 2001, che manca proprio un censimento. Addirittura abbiamo dei campi Rom che ostruiscono da 25 anni il passaggio e il deflusso delle auto con gli svincoli dell'asse mediano. Non possiamo aprire gli svincoli dell'asse mediano, che risolverebbe tanti problemi di traffico e inquinamento, perché il campo Rom abusivo impedisce il deflusso delle auto, e nessuna istituzione, il sindaco, il prefetto, hanno il coraggio di intervenire per regolarizzare il territorio e per far applicare la legge. Quindi questo è l'esempio purtroppo ai quali i cittadini forse c'è un discorso diverso di quello che è l'accoglienza, che forse è un diritto sacrosanto, da quello che invece è la legalità, che ma forse infatti sono si strumentalizza due l'accoglienza e l'umanità per poi non fare nulla e far sì invece che la criminalità si sostituisce alle istituzioni lì dove sono assenti, perché la criminalità cresce in questi territori proprio perché le istituzioni sono assenti e lasciano vaste aree abbandonate a se stesse, dove ovviamente il criminale di turno, il camorrista di turno pensa di sviluppare la sua attività in tutti i modi, sia con i Rom, sia con i giovani, che mancano proprio di esempi positivi e della certezza del diritto come del rispetto delle regole. Questo purtroppo manca, quindi un po' un problema di giustizia, un po' un problema di politica, mancano i fondamenti per cui una società possa essere una società regolare. Presidente, da anni si parla di istituire un'università a Scampia, si parla dell'università di Scampia. Nel frattempo tante iniziative sono state fatte, sono state portate a compimento in questo quartiere. Mi riferisco ad esempio alla piazza telematica, tanto annunciata, tanto attesa, ma mi sembra che completamente vandalizzata, completamente abbandonata. La piazza telematica è un'eredità che ho avuto anch'io, non essendo quel quartiere, avevo letto sulle carte di progetti fantastici, invece mi sono reso conto che è un vero e proprio bluff, dove in passato si sono sprecati milioni di euro, ma soprattutto si è mortificata e si è violentata l'aspettativa e i sogni di ragazzi di poter interagire, di poter sviluppare. Ecco, per far capire ai nostri telespettatori, Presidente, ecco, piazza telematica, un nome, un programma. Onestamente, per chi non è addetto ai lavori non capisce neanche granché cosa avrebbe dovuto fare questa piazza, cosa avrebbe dovuto offrire questa piazza telematica. La piazza telematica era una struttura e un'area d'avanguardia informatizzata, dove appunto si potevano sviluppare nuove tendenze, ma programmi, e far diventare appunto quel territorio un territorio all'avanguardia e diciamo futuristico quasi. Quindi creando, cioè, i giovani andavano lì, giovani, cultura, adulte, sviluppo, lì per lavoro, economia. Perfetto. Era quasi un mercato, diciamo,
tra virgolette, moderno, diciamo, fuso tra quella che era la potenza dell'informatica e dei computer con le capacità umane dello sviluppo, dell'iniziativa, dell'integrazione, della socializzazione, quindi un insieme di binari per migliorare il futuro e quindi anche dare un altro volto al quartiere. E poi si è rivelata una scatola vuota. Invece una scatola vuota, addirittura sembra che, no sembra, quello che era lo stabile che doveva ospitare questo centro telematico è stato dato alla Napoli Servizi, quindi è stato destinato ad altre attività e pare che quel progetto non sia stato più portato avanti rispetto a quella che era l'idea originaria dell'iniziativa. Quindi, è da fare qualche inchiesta secondo lei? Ma ci sarebbe da fare un'inchiesta anche per i soldi che sono stati sprecati, come sono stati sprecati i soldi per tutte le associazioni che in passato hanno goduto di finanziamenti a pioggia, che tra l'altro hanno diviso tra di loro le associazioni, ma non hanno investito. La sensazione è quella di sentirsi costantemente presi in giro, Presidente, perché in realtà pensare a una piazza telematica a Scampia, magari dove allora, in un'epoca dove magari il territorio aveva bisogno di tutto e di più, e pensare soltanto di foraggiare, rimpinguare le tasche di qualcuno per poi mettere in piedi una scatola vuota, veramente fa mangiare le mani una situazione no, del genere. Non è solo uno scandalo, ma è anche un peccato per chi lo ha fatto e per chi ha sfruttato la speranza dei giovani, perché sono molti giovani che credevano in questa iniziativa, in questo specchietto delle allode, lo chiamo, e sono rimasti delusi e traditi e quindi ecco, non hanno più fiducia nello Stato, nelle istituzioni, nella pubblica amministrazione. E poi c'è un doppio danno, non solo lo spreco di denaro pubblico che all'epoca è stato sperperato e si sono fatti, diciamo, si sono allevati e hanno mangiato proprio così, con questo termine brutale, tante associazioni che non avevano diritto e che nulla hanno fatto per la gente e per i ragazzi del territorio. Ma il problema è che poi oggi le associazioni, abituate male ad avere soldi senza dare un rendiconto, senza meritarseli, senza sfruttarli bene, oggi quando le chiami per fare delle iniziative ti chiedono i soldi, perché quella era l'abitudine, quella di ricevere soldi per fare qualcosa nel volontariato. Ma allora io mi chiedo, queste associazioni, questi signori, sanno in primo luogo qual è la differenza tra volontariato, associazionismo e qual è invece il problema del finanziamento e dell'utile? Sono due concetti diversi. Chi vuole fare volontariato, chi vuole fare associazionismo, lo deve fare prima di tutto perché sente la passione di farlo, poi deve avere gli strumenti, ma non si può pensare di fare una cosa solo perché devono arrivare i soldi pubblici. Ormai i soldi pubblici non ci sono e io dico ai miei collaboratori, dobbiamo friggere il pesce con l'acqua, ma dobbiamo investire sulle nostre idee e sulle iniziative che siamo capaci di fare anche a costo zero, perché poi anche a costo zero si possono fare tante cose. Presidente, com'è possibile fare in modo che l'università a Scampia funzioni davvero, che veramente sia un momento di crescita per i tanti giovani? Ma io parlo di infrastrutture anche di contorno, cioè pensando a una rete che funzioni, quindi dai trasporti pubblici piuttosto che dalla metropolitana, piuttosto anche da altri tipi di servizi che spesso e volentieri mancano, perché ci sono tanti spazi aperti a Scampia e comunque nella municipalità che spesso sembrano dei deserti e poi ogni tanto compare qualche cattedrale. No, l'università potrebbe funzionare anche perché ultimamente, anche sotto nostre pressioni, abbiamo fatto vari consigli municipali sull'argomento, abbiamo avuto anche un finanziamento di 20 milioni di euro da parte del CIPE, quindi sono stati stanziati i fondi. Ora sta alla capacità dei politici di turno, degli amministratori, quella di terminare questa grande opera, ma come lei diceva bene prima, non si può fare l'università e metterla in un contesto di deserto o di degrado assoluto. Insieme all'università bisogna subito migliorare la rete dei trasporti, bisogna aprire dei centri commerciali, bisogna far rispettare quelle che sono le norme sulla sicurezza e soprattutto sull'igiene sanitaria del territorio, e bisogna collegare il territorio con il resto della città per creare integrazione. Poi tanti giovani che vengono sul territorio possono essere, ecco, il volano di sviluppo per migliorare tutta la situazione, ma c'è bisogno sempre delle istituzioni. Non si può fare l'università, mettere il pacchetto nella piazza di Scampia e andare via, non funziona così. Bisogna accompagnare il progresso e controllarlo. Si parla tanto di quartiere ghetto e spesso e volentieri a suggerire questa definizione c'è di rimando una certa antologia o letteratura, come dir si voglia. Si parla ad esempio dei trasporti, di alcuni mezzi di trasporti, di alcune linee pubbliche che sono dei veri e propri
come dire, contenitori di zombie. Mi riferisco ad esempio alla linea R5 dell'autobus, della ANM, che trasporta tossicodipendenti che vanno e vengono a Scampia per acquistare droga. Mi riferisco ad esempio alla metropolitana. Ecco, gli abitanti del Vomero vogliono assolutamente che ci sia un'interruzione di alcune linee, soprattutto negli orari notturni, perché dicono che da Scampia, dall'area nord, vengono soltanto balordi che vengono al Vomero per creare scompigli e disordine. Lei come risponde, Presidente? C'è un problema di sicurezza veramente? Ma il problema della sicurezza interessa tutta la città. Abbiamo visto che ultimamente, nell'ultimo weekend, ci sono stati vari accoltellamenti a Chiaia, a Piazza San Pasquale, che è appunto il salotto della Napoli Bene. Quindi sì. Il problema di sicurezza è un problema che purtroppo c'è in città, in tutte le città del mondo. Però la richiesta sembra quella di finiamola con la deportazione dei delinquenti. Conseguenza proprio dell'incapacità delle istituzioni di controllare il territorio e di farsi sentire vicino ai cittadini. Quindi quello è un problema di controllo del territorio che è gravissimo, perché ci sono tante lacune che in città non vengono riempite. Ma non vi sentite feriti a morte quando ci sentiamo sono questi feriti, appelli? Ma come lei diceva, c'è un'antologia, ma io non chiamerei neanche antologia. C'è stata in passato una strumentalizzazione da parte, per esempio, di Saviano, che con il suo libro, con il suo film, non ha fatto altro che innescare dei meccanismi di emulazione in giovani che, se non avevano quei falsi miti, quelle realtà distorte davanti, potevano sicuramente prendere un'altra strada e scegliere la legalità, lo sviluppo, la cultura come riferimento. Invece qualcuno ha preferito sfruttare solo le parti negative che appartengono a tutti i posti del mondo e svilupparle, amplificarle in modo da guadagnarci e farne diventare un business. E poi ecco, ci si lamenta se succede qualcosa, si pensa sempre a Scampia. Ma io che vivo a Scampia tutti i giorni posso dire che la popolazione di Scampia, i ragazzi di Scampia, non hanno nulla da invidiare, né i ragazzi del Vomero né i ragazzi di Chiaia. Magari da parte vostra c'è una richiesta magari di maggiore controllo, perché credo che anche gli abitanti di Scampia poi siano preoccupati se sale un balordo. È una responsabilità, perché diciamo, effettivamente c'è il ragazzo di Scampia laureato, assolutamente ben avviato nella società, nel mondo. Certo, ma questo è il controllo. Penso che è un problema proprio di chi ha il dovere di sviluppare e organizzare il trasporto pubblico. Quindi se c'è un problema di sicurezza nel trasporto pubblico, basta investire in quel momento, ecco, sostituire la macchinetta del biglietto. Le dico questo, essere umano che controlla i ragazzi, e quindi i ragazzi, vedendo già la figura di un controllore, di un poliziotto, che fa da deterrente, possono sicuramente comportarsi meglio. Sappiamo benissimo che sono tutti bravissimi ragazzi, purtroppo quando si uniscono in massa diventano un po' più pericolosi. Ma lo stesso accade anche allo stadio, accade in tutti i luoghi. Le ho detto questo perché il suo omologo, il presidente della municipalità che abbraccia il centro storico, dalla sanità, insomma, al centro, ha chiesto proprio all'ANM di magari incrementare alcune corse, di chiedere maggiori controlli, perché alla fine la presenza, voglio dire, delle forze dell'ordine piuttosto che dei controllori, insomma, creano in qualche modo del deterrente. Certo, se loro vogliono risparmiare su tutto, l'ANM... Perché non è che si veda tanto la Polizia Municipale a Scampia, diciamocela tutta. No, la Polizia Municipale a Scampia non c'è proprio. Non c'è perché l'assessore Narducci, che dice di essere l'assessore alla legalità, è il primo a fare delle gravi discriminazioni, perché ovviamente utilizza la Polizia Municipale per i quartieri bene della città. Parlo di Piazza Vanvitelli, dove ogni giorno ci sono 10 vigili, Piazza Trieste e Trento e le altre zone, diciamo, che sono la vetrina di Napoli, e toglie la forza e quindi gli uomini della Polizia Municipale a tutte le aree della periferia. Troviamo i vigili urbani davanti a tutte le ZTL, lì dove potrebbero esserci tanti altri impiegati comunali, e troviamo Ma invece... questo è un problema atavico, la carenza di Polizia questo Municipale? Questo è un problema proprio di organizzazione e di rispetto per il territorio, perché a partire dai nostri rappresentanti politici, sindaco e assessori comunali, loro ritengono che ci sia una città di serie B, che è quella appunto del lato nord di Napoli, che va abbandonata a se stessa, dove non c'è bisogno di vigili, non c'è bisogno di operatori della SIA, non c'è bisogno di controllo, non c'è bisogno di grandi investimenti. E poi hanno la loro vetrina del lungomare, dove abbiamo tutti i vigili della città, abbiamo tutti gli operatori e abbiamo tutta l'attenzione. Quindi se loro per primi diciamo, non si interessano dello sviluppo di questa area, poi ne pagheranno le conseguenze. Perché poi... Se le dovesse fare un appello ora in televisione all'assessore Narducci...
Magari direi all'assessore Raducci di mantenere le promesse, di rispettare la legge, di ricordare. Quanti le servirebbero fondamentalmente di uomini per avere un minimo di controllo sul territorio? Ne servirebbero sicuramente 200-250, ne abbiamo appena 60-70, di cui molti non idonei, quindi anziani che non scendono sul territorio. Sì. Per esempio, i giovani assunti nella Polizia Municipale, neanche un neoassunto è stato mandato a Scampia. Quindi questo la dice lunga sul rispetto e sulla voglia della pubblica amministrazione di investire e migliorare il territorio. Quindi Narducci deve ricordare che la legge vale per tutti e come la Costituzione insegna a chi deve amministrare e deve rappresentare le istituzioni, non si può discriminare un'area a favore di un'altra solo perché l'altra ti porta una certa visibilità. Ecco, l'idea di costruire sempre un centro commerciale a Scampia, secondo lei può essere un'idea aggregante? Mi riferisco sempre a tutti i centri commerciali che sono veramente fioriti, spuntati come funghi nella zona immediatamente periferica di Napoli, anche Ma nella provincia. È necessario, cioè per avere un contesto urbano regolare. Cioè alla fine c'è gente che ci va, che frequenta assolutamente, anzi è un vero e proprio ritrovo. Purtroppo il Comune di Napoli ha tollerato che in passato anche quelli che erano gli immobili, le aree previste dagli urbanisti come zone di sviluppo commerciale, di integrazione sociale, venissero invece occupati abusivamente un po' dalla criminalità, un po' da gente che ne aveva bisogno, tollerando questo abusivismo diciamo senza regole, perché c'è l'abusivismo e l'abusivismo senza regole. Noi siamo vittima di un abusivismo senza regole e nel territorio non è prevista un'area polifunzionale, un centro commerciale, è l'unica zona di Napoli dove non esistono negozi. Quindi la gente per bene va, resta nelle case, dorme e noi che abbiamo le ville più belle della città, quindi ville comunali, sì. Le ville piene comunali di verde, sono curatissime, anche da parte della municipalità, facciamo ogni giorno degli sforzi incredibili con i giardinieri per tenerle a norma ed essere ospitali, vi vediamo proprio la difficoltà di far vivere il territorio alla gente, perché ovviamente al di là della villa non c'è un bar, non c'è un supermercato, non c'è una pizzeria. Come incoraggiare gli investitori appunto a mettere soldini a Scampia, come è successo ad Afragola, come è successo nel Casertano, insomma in quei luoghi dove alla fine i centri commerciali sono nati e sono ben avviati, insomma mi sembra di capire che non c'è assolutamente crisi. Secondo me gli investitori fanno questo pensiero: se per prime le istituzioni non ci vanno, se per primo l'assessore Narducci sta 365 giorni all'anno a Palazzo San Giacomo e neanche un giorno a Scampia, perché dovremmo andare noi? Se invece le istituzioni dessero il buon esempio, cioè distribuissero in maniera uguale o anche non uguale, ma comunque rispettosa le risorse sul territorio, allora ci sarebbe anche da parte dei privati la voglia e l'interesse ad andare a investire su un territorio dove comunque le istituzioni, la legalità, la normalità ci sono. L'assessore Lucarelli ha detto che c'è un buon dialogo con le varie municipalità, in quanto c'è una buona idea di dialogare insieme e soprattutto di operare insieme, è vero? L'avete riscontrato? Ma l'assessore Lucarelli è sicuramente una persona molto molto per bene, una persona che dialoga con tutti, anzi con lui stiamo anche cercando di portare avanti appunto il progetto dello sviluppo dell'itinerario culturale e religioso di Sant'Alfonso a Maria delle Liguori, che può diventare un volano di sviluppo dell'area, ma da solo non basta, ci vorrebbe un'aggiunta più coesa. Invece da quello che vedo pare che ognuno va per conto suo, ma non hanno ancora capito che se non risolvono il problema della zona di Napoli Nord non risolveranno mai il problema di Napoli. Presidente, le sue priorità, ecco, il suo primo bilancio dalla sua elezione, ecco, le ha toccato con mano quelli che sono i problemi reali del territorio, di là del momento elettorale, le ha potuto veramente verificare quelle che sono le urgenze, le esigenze sì. di questo territorio. Diciamo che suona la campanella del primo anno di amministrazione, devo dire che prima di tutto la soddisfazione grande di essermi reso conto di persona che è un territorio completamente diverso da quello che descrivono e pubblicizzano i giornali e i mass media. Quindi tutto quello che viene detto su Scampia non è assolutamente vero. A Scampia si può vivere tranquillamente. Però non comunque dimentichiamo che c'è un problema, così come anche nel resto di Napoli o comunque della Campania, c'è un problema di legalità. C'è un problema di legalità uguale a quello che c'è negli altri territori. Comunque in ogni la rapina caso, sicuramente non te la fanno a Scampia, te la fanno che però casomai a esiste Piazza il supermercato Martiri. Della droga, esiste. Si un vende dato la droga reale, come si vende in tutti i posti Però si vende del mondo. La droga. Si vende come si vende in tutti i quartieri di Napoli. La droga non si vende solo a Scampia, si vende ovunque. Eppure là ci sono commissariati. Solo che si fa la pubblicità.
cioè a Scampia, cioè i clan di Scampia godono della pubblicità fatta dai mass media a costo zero e quindi vendono più droga. Se i mass media pubblicizzassero le piazze di spaccio dei quartieri, di Barra Ponticelli, di Fuorigrotta, del Rione Traiano, del Vomero, di Posillipo, allora forse anche quei clan venderebbero più droga, ma a loro non gli fanno pubblicità e quindi, siccome la pubblicità è l'anima del commercio, godono della pubblicità solo i camorristi di Scampia. Questo è tutto, tutto qui. Ma Scampia è un territorio che non ha nulla da invidiare a nessuno, abbiamo il 70% di verde rispetto al resto della città, abbiamo a discapito di tutte le associazioni che hanno sprecato il denaro, anche tantissime associazioni e gente, ragazzi, adulti, che si dedicano al prossimo, che quindi si dedicano al territorio, che ne hanno fatto una sfida personale, quella di ribaltare, capovolgere la situazione. Quindi abbiamo dei giovani che sono eccezionali, nello sport siamo i primi in tutte le discipline, dal calcio, dove abbiamo due squadre che militano in Serie B. E la manutenzione come messa? Inesistente. Manutenzione inesistente perché il Comune di Napoli non ha un'attenzione per l'igiene urbana, tant'è vero che l'ultimo regalo che ci è stato fatto dagli assessori Tommaselli, Tuccillo, forse anche dallo stesso sindaco, dal vice sindaco Tosodano, è stata l'eliminazione degli addetti alla pulizia per gli impianti sportivi e per le piedine. Tommaselli infatti diceva che Napoli Servizi, che era addetta alle pulizie del territorio degli impianti, improvvisamente da un giorno all'altro hanno sostituito questi dipendenti trasformandoli in bidelli per le scuole, lasciando gli impianti e il territorio completamente sporco. Quindi da amministratori, quelli del Comune di Napoli, che lasciano un territorio in queste condizioni, purtroppo non c'è nulla di buono da aspettarsi. Allora, prima si devono fare un esame di coscienza, devono capire che la pulizia, l'ordine, la legalità, la cultura sono dei principi che non hanno colori politici, ma appartengono a tutti quanti e sui quali loro devono investire. Dopo che si sono impegnati su questi fattori, io penso che Scampia non abbia nessun problema. Ecco, secondo lei il proliferare di tante associazioni è dovuto al fatto che manca il senso dello Stato, perché spesso e volentieri lo Stato non c'è stato in questi territori, oppure, e quindi hanno una loro efficacia, oppure perché spesso così si foraggia quello che non ha chance nella vita, perché c'è una mancanza un po' di occupazione, di lavoro, e quindi l'associazionismo deve crescere in certi territori? Ma c'è questo e quello, cioè sono entrambi gli aspetti che purtroppo... Però funziona, ci sono associazioni che funzionano molto bene e c'è gente anche che fa l'associazione per cercare di lucrare sulla pubblica amministrazione o di far vedere che fa. Come in tutte le categorie ci sono le mele marce e ci sono le mele saporite, ma diciamo che le associazioni di Scampia rispetto alle altre associazioni del territorio sono molto vitali e hanno sicuramente un DNA di socialità e di dignità che altre associazioni non hanno. Presidente, non posso non farle una domanda però da presidente di noi consumatori, assolutamente, ecco, si parla di tanti suicidi, si parla di cittadini completamente subissati da tasse, vessati, mortificati, persone che non riescono neanche più a dormire, hanno perso veramente il sonno perché si ritrovano con delle cosiddette sfogliatelle, che a Napoli significano delle tasse esosissime da pagare, e l'Equitalia che sembra veramente il mastino che non molla la preda. Come affrontare, come dare un aiuto a queste persone? Tante di loro, tra l'altro, sono persone indigenti, sono persone anziane, sono persone che si ritrovano magari anche pignorate con i propri beni, con i sacrifici di una vita. Questo è uno scandalo che va affrontato dalla testa, cioè si dice sempre il pesce puzza la testa. Prima di tutto noi in Italia abbiamo bisogno di un governo democratico, perché siamo governati da tecnici, da banchieri, da rappresentanti del mondo della finanza che non sono stati mai eletti da nessuno, che non hanno una rappresentanza della solidarietà popolare. Ma il consiglio da dare ad esempio al cittadino che ci segue, che ci ascolta? Il consiglio da dare è delegittimare questi signori delle tasse, perché noi dobbiamo dirlo a tutti quanti, le tasse non sono belle, non sono bellissime come vogliono farci credere i politici che non le pagano, ma sono purtroppo necessarie, vanno pagate, certo, per il funzionamento della società, ma vanno pagate in maniera trasparente, e non è possibile accettare i metodi violenti della riscossione di Equitalia, non è possibile permettere a Equitalia di far passare le rateizzazioni, che sono appunto quella sorta di dilazione del debito che loro dovrebbero fare per aiutare i cittadini in difficoltà e che invece sono dei veri e propri leasing, perché un importo minimo da pagare. Beh, soprattutto con gli interessi, se poi risulta illegittimo, perché poi ci sono degli quindi, interessi spropositati, non è possibile, non che è ci giusto. Sia in Italia, e quindi anche in situazioni critiche come quelle del sud, come le aree del sud, una società che guadagna sulle tasse dei cittadini. Allora bisogna completamente capovolgere il sistema, far pagare le tasse ai cittadini in maniera trasparente, dare dei servizi ai cittadini in modo che io pago le tasse e sono anche contento, perché ho un ritorno dell'investimento e del
sacrificio che faccio. Invece oggi vediamo che si specula sul cittadino, lo si considera come un numero, un pollo da spellare, e in cambio non gli si dà neanche un servizio che è quello della polizia. Però nel gennaio del 2013 andrà via, dicono che Equitalia non ci sarà più. E poi vediamo più. Che c'è un amministratore di Equitalia a Befera che addirittura guadagna 500.000, 600.000 euro all'anno. Allora, queste sono delle sproporzioni e degli scandali che purtroppo fanno male alla società, perché non creano quell'aspettativa e quella motivazione anche nei cittadini di miglioramento e anche di sacrificarsi l'un per l'altro. Quindi il sistema di Equitalia, ahimè, io l'ho detto 10 anni fa, ha fatto dei danni gravissimi. È una delle principali cause della crisi dell'economia e del fallimento del sistema Italia, perché si è bloccata l'economia legale e in questo modo va avanti solo l'economia illegale, quella nascosta, perché quella legale, un po' con le ipoteche pazze, un po' con i fermi amministrativi, un po' con le cartelle pazze, si è completamente disintegrata. Perfetto, noi con quest'ultima battuta del presidente dell'ottava municipalità Angelo Pisani chiudiamo il nostro spazio a disposizione. Palazzo San Giacomo torna puntuale mercoledì prossimo alle 21:15. Grazie per averci seguito, alla prossima.